Nessuno è il tipo, ma non siamo mai assolutamente certe di chi abbiamo di fronte. Perché può bastare un gesto fatto sbadatamente per provocare una tragedia. Il Rosso delle Donne, io sono Giordana, un evento patrocinato dal comune di Nicolosi, siamo qui infatti col sindaco, con Angelo Pulvirenti. Quanto è importante promuovere in un programma anche culturale del paese un evento che parli di cronaca, di riflessione e sicuramente di una realtà che ci riguarda e che riempie le cronache di tutti i giorni, qual è il femminicidio? Certo, sicuramente è importantissimo da inserire in un programma, come ha detto bene lei, estivo, anche una parte molto più seria, più importante, che colga il senso dell'attuale vivere nella società. Il femminicidio è un problema che sta emergendo, qui ancora a Nicolosi abbiamo avuto già purtroppo alcuni casi, anche se il problema dilaga nel mondo. Io l'altro giorno, proprio guardando e ascoltando delle canzoni anche estere, mi sono reso conto della quantità di canzoni che ci sono, anche importanti, perché alcune volte noi non comprendiamo bene il significato, chi non è di madrelingua, che affrontano questa tematica, quindi tematiche emergenti che sicuramente non può essere disconosciuta e che anche va affrontata, a parte l'aspetto divulgativo, anche in forma preventiva, con altre manifestazioni che noi sicuramente metteremo in atto. Cerchiamo di sensibilizzare soprattutto i giovani, cerchiamo di sensibilizzare le famiglie, soprattutto le famiglie che sono la base di quello che sarà il futuro dei ragazzi, dei nostri figli, e insieme a noi tutte quelle persone che ci vogliono bene, che ci hanno seguito, che adesso tu dirai chi sono, che è importante, che li vogliamo vicino a noi per tutto il percorso della panchina rossa, manifestazioni, tante scuole, sportelli antiviolenza, insomma abbiamo cercato di fare di tutto e di più e speriamo che di poter fare sempre di più. Delle Donne, io sono Giordana, siamo in compagnia della dottoressa Roberta Di Natale, assistente sociale a Santa Venerina e responsabile dello sportello antiviolenza dedicato a Giordana. Quanto è importante denunciare, in che modo i giovani e le giovani stanno manifestando il loro interesse, la loro apertura? È molto importante denunciare, è fondamentale, perché bisogna chiedere aiuto. Lo sportello è una realtà molto attuale, infatti anche solo in questa scorsa settimana ho avuto due casi che hanno appunto denunciato questa violenza. Le donne hanno bisogno di non sentirsi da sole e noi siamo presenti e diamo una mano, una consulenza. È un primo step lo sportello, ovviamente. Però diciamo che appunto li aiutiamo a non sentirsi da sole, ci sono io come assistente sociale, c'è la psicologa, la dottoressa Spiguzza e c'è un avvocato dell'ente, l'avvocato Di Cerdello, che dà a ognuno una consulenza specifica e poi dopo comunque le continuiamo a seguire, soprattutto come supporto psicologico e come diciamo non si sentono da sole, che è la cosa più importante. Non vi fidate, donne, di chi dice di amarvi e vi tira gli schiaffi. Quello non è amore, neanche se succede una volta e basta. Non vi fidate di chi considerate diverso, di chi una cosa simile non la farebbe mai, di chi non è il tipo. Le donne
donne vittime di violenza sono donne che hanno paura, che si sentono molto sole, che hanno l'autostima molto bassa a causa delle violenze che hanno sempre subito, ed è importante che loro denuncino, ma anche quando loro non riescono a denunciare, perché ripeto, in virtù di questo stato di soggiogazione psicologica e anche di dipendenza affettiva che molto spesso le lega a stretto filo, a stretto nodo con il loro carnefice che non riescono a lasciare, e bisogna dire anche questo, molto spesso denunciano e poi tornano con il carnefice, è importante che le persone che sono intorno alle donne vittime di violenza facciano squadra, facciano rete e le sostengano, quindi è importante che ci si esponga, e quando si sente la vicina di casa in un condominio piangere di notte perché si pensa, si sente che sia vittima di violenza, dobbiamo cominciare a non farci i fatti nostri e a denunciare e ad esporci, perché così soltanto si può evitare un eventuale femminicidio. Non cambiano, prima parlano d'amore, poi ti lasciano da sola gli uomini. Guarda che luna, guarda che mare, da questa notte senza te dovrò restare. È la denuncia, è importante, soprattutto è fondamentale far capire alla donna che oggi non è più da sola, perché c'è tanta paura, sappiamo che c'è paura, la donna ha paura a denunciare, la donna subisce violenza in silenzio. Il nostro messaggio è questo: rompete il silenzio, noi siamo qui, siamo tutti disposte ad accogliervi, noi offriamo un supporto legale, psicologico, e anche l'assistente sociale si impegna tanto a seguire queste donne, donne che vengono, si presentano, per cui alla fine non iniziano, non denunciano, sempre per paura. Mentre la luna di lassù mi sta a guardare. Assolutamente è sempre importante denunciare, sempre importante parlare, importante esprimere il proprio malessere, su questo non c'è dubbio. Quanto lo stanno facendo a seguire tutta questa informazione? Sicuramente, devo dire che ho letto l'ultimo rapporto che sono stato rivista nel 2016 in Parlamento, adesso non ricordo se 16 o 17, le quali dicono che le nuove generazioni, quindi i ragazzi, sono più disponibili a denunciare, quindi più disponibili a raggiungere le forze dell'ordine, i consultori, quelli che sono i primi front office di riferimento. Questo è un dato importante. Diventa più complicato nella fascia media, quindi nelle giovani donne, dove per giovani intendiamo le donne di 40 anni, consideriamo diciamo, che i dati adesso in realtà sono un po' cambiati, quindi dai 40 ai 50 anni diventa più complicato, perché le resistenze e le paure di essere comprese, di non essere accettate e di temere che non ce la si può fare dopo, insomma tutte quelle dinamiche psicologiche sostanzialmente finiscono in pochissimo. Occorre non solo parlarne in quel momento, ma bisogna gridare sempre di più, essere unite, le mamme, chi sopravvive, unite tutte quante insieme, è un unico urlo, quello del cambiamento. Noi non staremo zitte, io non sarò zitta, griderò, continuerò la mia lotta affinché qualcosa possa cambiare. Non possiamo stare in silenzio, perché il silenzio ci uccide veramente. Dobbiamo fare in modo che qualcosa cambi e che qualcuno dall'alto ci ascolti. Parlo delle istituzioni, delle alte istituzioni. Diamo la giusta pena a chi commette questi atti così orrendi. Non è giusto che vengano cautelati, che vengano in qualche modo premiati nel vivere in carcere con tutto il comfort che hanno. E noi invece siamo lasciati allo sbaraglio, cioè noi siamo vittime, siamo abbandonati. Il rosso delle donne, io sono Giordana. Quanto è importante un evento del genere per urlare quotidianamente, singolarmente con la propria arte, il no contro il femminicidio? Per me è molto importante, anche perché ho conosciuto Giordana prima che andasse via, la sua
scomparsa mi ha colpito molto. Ho contribuito sempre nel corso di questi due anni con la mia arte, con la mia musica, a cercare di dare un qualche cosa, dare un significato alla lotta contro la violenza sulle donne. Anche stasera sono qui con la maglietta rossa per testimoniare la forza dell'amore, anche perché io sono uomo e quindi da uomo vorrei lanciare un messaggio agli uomini: amate le donne, rispettate, voletele bene, non le trattate male, perché è la fine del mondo se si continua. Quindi dare il contributo da artista, da uomo, da persona civile per me è molto importante, e sono vicino a Vera, ma anche a Giovanni, la madre di Laura, perché sono accomunato da questa triste realtà purtroppo, e quindi poter essere presente nel mio piccolo, però con l'anima, con il cuore, con l'affetto e con l'amore, è una cosa veramente molto importante. Il rosso delle donne, io sono Giordana, siamo qui con Edoardo Saitta. Quanto è importante partecipare a un evento del genere per gridare un no grande, importante al femminicidio? È importante, sarebbe importante che le iniziative fossero frequenti, ogni giorno è importante gridare no. Quindi quando un evento di questo ti chiama per accogliere ed aprire le braccia a tutte quelle ragazze che non hanno la forza e il coraggio di gridare no, ecco che il nostro supporto, il nostro intervento assume un'importanza maggiore in questi casi. In che modo secondo te i giovani affrontano e vivono questo disagio e questo fenomeno ormai fin troppo frequente? Io per quel che mi riguarda penso che lo vivano quotidianamente, perché magari ci sono delle verità nascoste, delle vite che insomma non conosciamo bene, ma che appunto vivono un disagio giornaliero abbastanza pesante. E allora bisognerebbe un attimino dire a questi ragazzi che dire basta, dire no è tanto più importante quanto un sì. Accondiscendere sempre certe volte porta, questo anche nella vita di tutti i giorni, in altri casi della vita, il no è molto importante, tanto quanto il sì, a volte è più importante del sì, ma si ha paura a dire no. E la paura di dire no la dobbiamo allontanare da quello che è il nostro modo di vivere. Ecco, impariamo a dire no. Picchi, si può sapere, picchi, picchi. Il rosso delle donne, io sono Giordana, un evento che tra musica, danza e riflessioni parlerà del femminicidio. Quanto è importante oggi denunciare questo fenomeno, in che modo secondo voi i giovani si relazionano ad esso? Noi crediamo che la denuncia sia fondamentale, però è anche importante che le istituzioni, una volta acquisite, non si perdano nei meandri della burocrazia. Questa è una cosa, secondo me, ancora più importante della denuncia. La musica in questo caso farà da sfondo e farà comunque da collante un messaggio importante da divulgare. Sì, noi quando siamo stati chiamati per questa manifestazione, sinceramente in prima istanza abbiamo detto: ma voi sapete come lo facciamo, perché siamo una cosa un po'. Però crediamo che il messaggio che possiamo mandare questa sera come Brigantini è quello che ci può essere sempre una speranza, e la parola, intesa anche come canzone, è il modo migliore per risolvere le controversie. Perciò penso che sia questo il motivo. Il rosso delle donne, io sono Giordana, un evento che tra musica, danza e riflessione porterà alla luce uno dei temi più scabrosi degli ultimi tempi, che sicuramente è il femminicidio. Quanto è importante esserci con la propria arte per gridare questo no? Assolutamente molto importante, anche perché, come dicevi tu, è proprio uno dei temi più frequenti in questo periodo, se ne sente parlare tanto, non perché la donna sia un punto debole in realtà, la donna è molto forte, diventa sempre più forte, solo che ci sono uomini che chiameremo maschi, perché non si tratta di uomini,
che di fronte a una donna forte reagisce cercando di schiacciarla. Bisogna sensibilizzare, è importante per questo, noi siamo qua anche per questo motivo, ma soprattutto per stare vicini a Vera Squadrito, perché noi siamo una scuola di ballo country e ci siamo conosciuti proprio nell'ambito country. Lei balla con noi da molti anni e in questa occasione siamo qua per sostenerla, appoggiarla e per Giordano ovviamente.